Salve cari amici, parliamo oggi insieme di resilienza, e cioè la nostra capacità di riuscire a far fronte a degli eventi esterni negativi e di trasformarli addirittura in qualcosa di positivo che ci fortifica e ci rinforza. Lo facciamo perché probabilmente ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, delle misure restrittive ulteriori per il contenimento del coronavirus. Si parla, c'è quest'aria di lockdown un po' che ci fa salire a tutti quanti un po' di ansia, di difficoltà anche relative al lavoro, incertezza del futuro, e abbiamo più che mai bisogno, oggi come oggi, a mio avviso, di rinforzare il nostro sistema immunitario, le nostre difese psicofisiche per riuscire a far fronte a degli stress che sono di tipo ambientale, ma anche di tipo psicologico. Io sono Roberto Ausilio, psicologo psicoterapeuta, e mi occupo ormai da quasi 20 anni di aiutare le persone a vivere alla grande, senza il freno a mano, grazie alla psicologia pratica. Se vuoi approfondire questi temi, iscriviti a Psy Life, la community per la crescita personale, e al canale YouTube Psicologia e Vita. E andiamo subito a bomba ai nostri tre consigli per riuscire a sviluppare la nostra capacità di resilienza. Il primo è diamoci degli obiettivi autonomi, e cioè mettiamoci lì a tavolino e cerchiamo di capire che persona vogliamo diventare, quali sono le qualità che vogliamo sviluppare all'interno della nostra vita. Ad esempio, voglio sviluppare una maggiore capacità di sicurezza in me stesso. E allora posso chiedermi che cosa è il mio potere fare, quali azioni posso fare per riuscire a diventare una persona più sicura di me. E quindi potrò decidere di fare quell'azione che finora avrei voluto ma che ho rimandato, oppure di fare quella telefonata e ogni giorno provare a mettere un piccolo pezzettino per riuscire a raggiungere degli obiettivi che siano chiari, definiti e che siano raggiungibili. Se vuoi approfondire come si fa a crearsi e a raggiungere degli obiettivi all'interno della nostra Academy di Psy Life, ti spiego il metodo Green Stress, che è il mio metodo per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi. Secondo punto è filtrare le informazioni in entrata. Se noi oggi accendiamo la televisione, scrolliamo una bacheca dei social, andiamo su Google per vedere le notizie, veniamo bombardati da una mole di informazioni che molto spesso sono discordanti, ansiogene, ci fanno alzare il livello nostro di tensione. Quindi il mio consiglio è: fai attenzione a non sovraccaricarti, perché così, come un circuito elettrico potrebbe andare in tilt, così il nostro sistema nervoso ha bisogno anche di recupero, di riposo. Quando fai le tue pause, ricordati di spegnere i dispositivi, ricordati di fare due passi nel bosco, nella natura, di rigenerarti, di ricaricarti facendo altro, facendo qualcosa ad esempio di manuale, parlando con una persona, ma evita troppe informazioni discordanti in entrata per evitare il sovraccarico da stress, da notizie. E terzo e ultimo punto è allena la tua attenzione e esercitati a fare una cosa alla volta, mantenendo il focus di attenzione su quello. Se ad esempio stai scrivendo una relazione, concentrati su quello, quindi evita tutte le notifiche, disattiva le notifiche del cellulare, evita le distrazioni, datti dei tempi e stai su quello che stai facendo senza lasciarti distrarre. Difficile, difficilissimo, ma possiamo riuscire a farlo con l'esercizio. Dimmi tu cosa ne pensi, scrivi qui nei commenti altre strategie che ci possono aiutare in questa fase un po' delicata di nuovo lockdown, e parliamone insieme all'interno della community Psy Life, che è la nostra community per la crescita personale e all'interno della quale rispondo anche alle tue domande e ti do altri suggerimenti, altre indicazioni per vivere la tua vita alla grande.
E ti saluto con una bella frase di Louis Stevenson che dice: non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti. Ciao, buona vita!